Inizia ora provvisoriamente il Due Compari più Uno, trasmissione che va in onda tutti i lunedì dalle ore 22 su Radio Saiuz in www.radiosaiuz.it. E buonasera, buonasera a tutti ascoltatori di RadioSaiuz.it. Ritorniamo col consueto appuntamento di lunedì sera con provvisoriamente i due compari più uno. Forse ve ne sarete accorti, ma nelle ultime settimane siamo stati un po' avari di dirette, insomma, non ci siamo fatti trovare o quasi. C'è un motivo. Stiamo, tra le altre cose, ampliando l'offerta anche tecnica, quindi non solo di contenuti di Radio Saiuz. Dico anche tecnica perché, per esempio, questa sera c'è una new entry non per quello che riguarda la figura dello speaker, quindi del conduttore, che come al solito sono io, mi hanno lasciato solo sia Gianluca che saluto, e Priscilla, come è bella questa cosa che vado sempre in diretta da sole, bellissima. Dicevo, questa sera avremo un aiuto, un assistente alla regia insieme a fianco, potremmo dire, a Saiuz. E quindi insomma non avremo solamente il grande e grosso Saiuz, dal quale tra poco passerò la parola, ma appunto questo assistente che tra poco proprio lui, il grande e mitico Saiuz, andrà a presentare, anche se ho ben capito non gli daremo tanto spazio per quello che riguarda la parola, ma tantissimo per quello che riguarda l'area tecnica. Detto questo, vi possiamo annunciare che per quello che invece riguarda i contenuti, per esempio, dopo la pausa pasquale, ricordiamo che lunedì prossimo è Pasquetta. Non so se ve l'hanno detto, che siate cristiani o no, lunedì prossimo non Luca, andremo in diretta. Pensaci tu. Molto bene, ok, i tuoi contributi, sai, ci sono sempre esaustivi e ricchi di contenuti. Dicevo, lunedì prossimo non andremo in diretta in quanto appunto è Pasquetta, ma lunedì seguente, direi 4 aprile, quindi è il mese nuovo. Io, Saiuz, ti passo la parola perché immagino che vorrai salutare anche tu gli ascoltatori che non sentiamo da ben 2 settimane, e immagino vorrei anche presentare questo nuovo assistente. Molto bene, grazie Luca, buonasera a tutti quanti i nostri amici che ci ascoltano sulla web radio, la web tv. Qui Radio Saiuz è sempre il top 10 della situazione, no, scherzo a parte. Sì, presenterò il nuovo tecnico di Radio Saiuz fra qualche istante. Volevo soltanto ricordare 2 cose fondamentali, caro Luca, che non hai detto, e che questa sera, come da un po' di tempo, andiamo a reti unificate, perché è stato messo sul network Radio Saiuz. Scusami Saiuz, ma quando questa cosa la dobbiamo cambiare, perché quando dici reti unificate mi sembri sempre il presidente della Repubblica. Ma io sono il presidente. Sono il presidente del network, quindi posso dire reti unificate. Hai perfettamente ragione. Guarda, torno nel mio religioso silenzio. Benissimo, sei in castigo lì a cuccioline, non ti preoccupare, che continuerò la mia copia. Che tu lo fai apposta, perché di solito sono io che ti interrompo per farti, per metterti lo sgambetto verbale, ma esatto, questa volta esatto. Ci hai pensato tu. Benissimo, ma non ci sei riuscito, caro Luca. Perché io mi ricordo esattamente ciò che stavo dicendo e ciò che devo dire. Ciò. Benissimo, allora cari amici, Luca adesso si mette in religioso silenzio, io vi dico esattamente cosa sta succedendo. Il nostro network cresce, abbiamo 4 web radio e ve le elenco tutte quante, 22.05, perché è giusto che vanno menzionate e onorate. Se sono 4 gli elenchi, quando saranno 40, cosa faremo? Faremo un'ora di trasmissione nell'elenco? No, quando saranno 40 ci aggiorneremo e faremo in qualche altro modo. Però adesso il network è composto da Radio Reno Web, www.radiorenoweb.it, Radio Favaro Veneto, www.radiofavaroveneto.it, Radio Sismondi Libri,
www.radiosismondilibri.it e Radio Isso in www.radioisso.it. Basta questo. Ovviamente queste web radio hanno un loro sito e sul loro sito anche una chat che interagisce con network, quindi ovunque voi scriviate sulla nostra chat, benissimo, tutti leggeranno, sapranno i fatti vostri. Cioè, l'uso della punteggiatura è importante. No, ma sai che non uso punto punto e virgola? No, non sono Totò che metteva punto punto e virgola per non fare. No, beh, non è bella questa cosa. Mi aspetta che c'ho un bel bicchiere d'acqua qui e bevo, eh. Ok, importante, non facciamo pubblicità. Tornando acqua, pubblicità, acqua da rubinetto, giusto? Neanche acqua minerale, quindi acqua di rubinetto, importante. No, quindi è importante questo, perché io ripeto questo, caro Luca, perché chiunque si fosse all'ascolto della nostra trasmissione e volesse così improvvisarsi volesse mettere su una web radio, Radio Science può dagli una mano. Spiega tu come. Adesso spiega tu come. Radio Science può darvi una mano. Sì, non è sexy, ti preoccupare, nulla di sexy. Ah, no, aspetta, prima di spiegare, volevo presentare Ugo Batuffolo. Il nostro Ugo Batuffolo. Chi è Ugo Batuffolo? Ugo Batuffolo è il nostro tecnico che non vedete, il nostro nuovo tecnico. Che si chiama Ugo Batuffo, l'assistente alla regia per il momento, perché ovviamente l'assistente alla regia deve imparare, deve assistermi, imparare e poi diventare regista a sua volta. Oh, ok, vado. Come le non detto, so se Ugo Batuffo vuole salutare i nostri amici, lo può Saizio, fare dal fuori onda. Scusa Saizio, quindi mi stai dicendo che tra poco passerà il testimone oppure no? Ci stai no, no, stiamo semplicemente migliorando i nostri servizi, perché dobbiamo garantire un H24 delle nostre trasmissioni e dei nostri sistemi. Mamma mia, come ti è piaciuto l'H24? Mi piace quando dico H24, mi sento tutto giugiolone. Esatto. E io vedo che Ugo ha scritto sulla chat nostra privata di Skype, non so se gli hai dato la parola, perché tu sei un po'... No, gli ho detto, se Ugo Batuffolo vuole salutare i nostri ascoltatori, lo può fare, basta che si attivi il suo microfono di Skype, perché lui in questo momento l'ha disattivato, e in onda insieme a noi, per dire soltanto ciao amici. Esatto. Buonasera a tutti. Il nostro assistente alla regia Ugo Batuffolo. Perché lo chiami Ugo Batuffolo? Non lo so, perché ho visto che su Skype si chiama Ugo Batuffolo. Tanto dicotone, è importante fare questo distinguo. Perfetto, e ricordiamo che vi è anche una chat e poi dopo direi che potremmo anche mandare un brano, visto che abbiamo parlato di niente fino a questo momento. No, abbiamo parlato di tutto e di più. E mandiamo dopo, puoi dare tutto il resto, perché dovresti parlare del cosa? Dovresti parlare del network. Certo, ci arriveremo. Guarda, ti piace come lo dico? Però... Network. Esatto. Come lo dici tu, guarda, ricordiamo che vi è una chat su www.radiosites.it, la stessa chat è presente sui siti facenti parte del network, ricordiamolo, quindi potete comunicare con noi in tempo reale, in diretta, scriveteci pure. Questa sera parleremo un po' della settimana appena trascorsa, in cui non siamo andati, come dicevamo, in diretta, però per quello che riguarda il canale, per esempio Facebook, siamo stati molto presenti come al solito ultimamente. Detto questo, caro Saiz, manderei un brano e mandiamo tra l'altro un artista che già precedentemente nelle ultime puntate, se non sbaglio, avevamo passato qui in diretta sempre su radiosaiz.it, ed è Lily Wolf con Nightmare. Ecco, volevo scusarmi con gli amici perché oggi ero in viaggio e non sono riuscito a trovare brani nuovi da mandare, tutto qua. Però no, già Lily Wolf merita. Ok, perfetto. Lily Wolf è una certezza, ormai la mandiamo in onda da diverso tempo, quindi insomma, se non la conoscete, conoscetela. Quindi vai col brano Science. Partito Lily Wolf! Qualcosa di partito, una scelta di partito. Un ombolo. Thank you.
E ritorniamo in diretta qui su radioscience.it, sempre noi, provvisoriamente due compari più uno, con una formazione, come dicevamo prima dello stacco musicale, insomma un po' rivista, nel senso che come al solito il Saiuz, come dicono da quelle parti, al di là del vetro, a comandare, diciamo a tessere le file di questa squadraccia, questa volta assistito da Ugo Batuffolo, come si fa a chiamare, non riesco a rimanere serio quando lo dico, e ovviamente il sottoscritto che tenta in qualche modo di andare in onda in una maniera semiseria. Detto questo, dicevamo che insomma siamo stati un po' assenti, tra virgolette, nel senso assenti per quello che riguarda la diretta, le dirette l'ultima settimana, ma più che presenti per tutti gli altri aspetti, tra cui appunto Facebook. Questa sera infatti parleremo, tanto è già passato un quarto d'ora, non abbiamo fatto nulla, Saius, ed è già volato un quarto d'ora, dicevo. Nell'ultima settimana, se avete avuto modo di guardare un pochino i social, soprattutto la pagina Facebook, sono state diverse ricorrenze, diciamo così, che mi piace insomma postare sulla nostra pagina, però in ultima oggi ho voluto veramente dedicare, ne avevo già parlato tempo fa, degli Oscar, se ti ricordi, Saiz, certo, a Leonardo DiCaprio, certo. Non so se... Questa volta ho fatto qualcosa di un po' più nostrano, ho voluto ricordare, e quindi insomma era un po' il suo compleanno, ha quasi fatto 18 anni questo Oscar, ne ha fatti 17 per la precisione, perché il 21 marzo del 99 Life is Beautiful, che sarebbe La vita è bella, il titolo originale, perché è un film italiano, di Roberto Benigni, appunto vinse l'Oscar come miglior film straniero, un film conosciuto da tutti, quindi non entrerò nemmeno nel merito, però insomma abbiamo voluto, forse siamo stati tra i pochi, se non gli unici, a ricordare insomma questo grandissimo film, questa grandissima pellicola, che appunto nel 99 ha vinto meritatamente l'Oscar. Abbiamo fatto, ovviamente, l'abbiamo ricordato a modo nostro, abbiamo anche messo il video in cui appunto Sofia Loren, con la bellissima Sofia Loren, quando dice quelle famose parole che solo a pensarci, sai, se mi viene la pelle d'oca, no? And the Oscar goes to, è fantastico, guarda. E Benigni che no, si corre verso Roberto, il palco, calpestando tutti, è stato bellissimo, guarda, è una delle scene più... Veramente, guarda, da magone, viene proprio il magone a pensare, perché con la sua ingenuità, la sua spontaneità, veramente guadagnato, aveva guadagnato l'Oscar non solo per il film, ma anche per questa gag improvvisata, no? E la cosa bella è che si guadagnò anche, diciamo, le simpatie del pubblico, e tu devi sapere che quando c'è l'Oscar, sì, è vero che c'è la competizione, eccetera, però insomma ci si vuole un po' tutti bene, se vogliamo. Lui a maggior ragione si era guadagnato questa, si era fatto molto apprezzare per la sua simpatia,
E però perché durante la prenotazione, insomma, col suo inglese veramente stentato, insomma, era cercato di ringraziare un po' tutti, dal nonno alla zia, non so che altro, quindi veramente eccezionale veramente. Bene, oggi questo post sulla nostra piccola pagina Facebook ha raccolto, caro Saiz, indovina quanti like, dimmelo tu. Non lo so. Lo dico io. Siamo arrivati a 142 like proprio adesso, tra cui anche Marco. Marco, che ringrazio, e Marco che questa sera non l'ho ancora visto in chat. Devi sapere, caro Ugo Patuffolo, scusa, riesco a essere serio. Devi sapere, caro Ugo Patuffolo, caro nuovo assistente alla regia, che Marco, insomma, è veramente un abitué di provvisoriamente i due compari più uno, quindi non vederli in chat, insomma, mi preoccupo un po', però effettivamente non avevamo neanche creato l'evento per questa sera, in quanto non abbiamo ospiti che, ricordiamo, ritorneranno con noi tra un paio di settimane, e quindi, insomma, ci può stare che non sia presente questa sera con noi, però ci segue sempre sulle pagine social, quindi Facebook e quant'altro. Tovo fa fanno social, tovo fa fanno social, fate la fabbellezza mia. Bene, mi fa piacere che tu riesca sempre il fuori onda di Saiuz. Sta arrivando dal GIS adesso. Nella porta del... Interessante questo tuo intervento. Porta un bacione a Firenze. No, questo non lo puoi dire che ce la sia. C'è ragione. Vabbè, porta un bacione a Firenze, ciò. Ciò, ok. È però importante le note musicali. Nell'ultima settimana, caro Saiuz, cos'altro c'è stato? Dimmi un giorno importante della settimana appena passata. Mi guarda, per quanto mi riguarda è sempre importante, perché quando si parla del network si parla della radio, è sempre importante, perché siamo sempre alla ricerca di cose nuove. Poi di cose importanti che nascono nella società ne so poche, diciamo, di cose divertenti, no, di cose belle, perché io seguo molto la parte politica e quindi c'è da piangere, quindi esatto, allora, ecco, preferisco che tu continui a parlare di questo, di Roberto Benigni, perché è un mitico, è un grande, perché esatto, sennò mi metto a piangere. Sono diventati belli. Dicevo, due eventi che sono diventati quanto mai commerciali, se vogliamo, anche se in realtà non nascevano così. Uno è la festa del papà. Festa del papà che festa del papà che l'altro ieri, insomma, noi abbiamo, come al solito, ricordato, come dicevo, su Facebook e Twitter, dicevo, festa del papà, che effettivamente, insomma, abbiamo preferito citare questa ricorrenza mettendo anche qualche cenno storico, no? Tutti fanno i regali, fanno le feste, no? Alle scuole elementari fanno sempre questa festa con i papà e quant'altro, però effettivamente poi nessuno conosce la storia, e noi abbiamo voluto sempre a modo nostro ricordare un pochino la storia, come è nata, per quello che riguarda la festa del papà, perlomeno e per noi cattolici, perché ricordiamo che noi l'associamo veramente a San Giuseppe, che sarebbe il padre putativo di Cristo. Ti è piaciuto questa, come sono preparato? Ma padre putativo mi lascia un po' interdetto. Sai che speravo che tu non sentissi questo pezzo, invece sei caduto lì. Non entrerò nel merito, perché potrei essere il papà. Non entrerò nel... Detto questo, caro mio Saiuz, dimmi un altro evento importante la settimana appena passata. Io diressi quasi di mandare subito il brano, che ti ho mandato il titolo, e quindi lo diciamo dopo. E dopo diremo qualche evento interessante la settimana passata, ma evento di Radio Saiuz, perché eventi belli della società, come ti ripeto, Saiuz non le vede perché segue molto la parte politica, poi stando sempre qui al chiuso per badare al network e mandare avanti il network esco poco. Tra l'altro non sei neanche in video questa sera. No, sono in video. Ah sì? Ah, è vero, perché c'ho la stessa maglietta di 3-4 puntate fa, va bene? Ma io credo che in realtà tu mandi sempre lo stesso video, infatti vedo che le labbra non sono sincronizzate con l'audio, però questo credo che sia un problema mio. Detto è un problema questo, tuo. Io vedo muovere il mouse così, dell'assistente alla regia qui. Assistente alla regia, allora, mentre Luca dice il titolo e dopo parleremo di cose interessanti, cose divertenti, perché ce ne sono. Assistente alla regia manda il secondo brano. Luca, qual è il titolo del brano? Sì. Lo facciamo, dicevo, mandare all'assistente alla regia il brano? Sì.
Lo facciamo dire un attimo solo, prima di volevo ricordare che parleremo sì anche degli eventi del network, ma prima parliamo del passato, ovvero la settimana scorsa, dopodiché passiamo al futuro, no? Andiamo in ordine cronologico. Certo, ma certamente, Luca, certamente. Tecnico. Ok, quindi questo brano ovviamente lo dico io, dai. È veramente un titolo complicatissimo per chi ha la remoscia come ma guarda, caso. Luca, però... io avevo detto all'assistente della regia di mandare il brano, non di dire il titolo, eh. Sì, sì, però qualcuno deve mandare, lo deve dire. Quindi, sempre lei, Lily Wolf con Strictly Luxury. Prego Saiuz, anzi, prego Ugo Batuffolo. Ugo Batuffolo, siamo tutti con te. Aspettiamo la partenza del brano. Silenzio tombale. Silenzio tombale. Vado col brano, brano partito. Come si fa? Come si fa? Money, money. I'm a rich bitch still in my 20s. The urban
Bene, cari amici, eccoci qui, riprendiamo la nostra bellissima trasmissione, provvisoriamente due compari più uno, puntata 45 del 21 marzo 2016. Come al solito, anche in questa puntata siamo io e il mitichino Luchino. In più abbiamo il nostro assistente alla regia, Ugo Batuffolo Cotone. Capisco perché Cotone, poi ce lo spiegherà uno di questi vent'anni. Ugo Batuffolo, e il nostro nuovo assistente alla regia, perché Radio Science si ingrandisce e diventa sempre più forte e potente. La potenza è il mio lavoro. No, scherzo a parte. Allora, Radio Science, vi ricordo i nostri numeri di telefono, anzi il nostro numero di telefono, che è 0422 16 26 622. Se qualcuno per sbaglio si trova a chiamarci via telefono. Poi potete usare la nostra chat, che è comune a tutto il network, quindi su qualsiasi sito del nostro network di Radio Favaro Veneto, Radio Reno Web, Radio Sismondi Libri, Radio Isso, Radio Science, eccetera, trovate la chat, dovunque voi scriviate tutti leggono, e questa è un'altra bella potenza del nostro network. Andiamo a reti unificate con le web radio, e anzi, se qualche amico che ci sta ascoltando volesse così sperimentare cosa si prova a mettere su una web radio, bene, lo può fare col nostro network, perché gli diamo tutti gli strumenti, gli diamo tutte le possibilità. Luca, uno di questi vent'anni, vi spiegherà come, il nostro mitichino Luchino. Non so che fine ha fatto Luca, io no, non dovevo partire. Ci sono, caro Saiuz. Ci sei. Un contrattempo piacevole, un piacevole contrattempo, carissimo, quindi no, non mi assenterò. Ciao, quindi... Dolce. Non ho capito. Non a te, dicevo, al piacevole contrattempo. Ciao, Dolce. Ah, sì. No, quindi diciamo che vi abbandono per un pochettino, però torno per la fine. No, quindi io direi prendi tutti i contatti, caro Saiuz. Dopodiché, ovviamente, mandiamo un brano. Perché giustamente diciamo un altro brano? Qui. Esattamente, però prima diamo i contatti. Li diamo? Ah, certo, andiamo. Bisogna. Perfetto, allora ci trovate su www.radioscience.it, ovviamente il sito web, poi abbiamo la pagina Facebook che è Radio Science, il canale Twitter che è @science, cos'altro abbiamo, Science? Ah, YouTube, ovviamente Radio Science, un po' ripetitivo effettivamente, carissimo, dovremmo cambiare un pochettino le carte in tavola. E poi, vabbè, inizia con Twitter e finisci con Facebook. Inizia con Twitter e finisce con Facebook. Ovviamente le due mail principali, che sono info@radioscience.it e luca@radioscience.com. luca@radioscience.com. Esattamente. Legge l'email, ma non sa neanche da dove la sta leggendo. Esattamente. Detto questo, vi abbandono un attimo, che vado a fare questo piacevole imprevisto. E ci vediamo per i saluti finali. Bene, allora io continuo, mando subito un brano di Lily Wolf con neanche il titolo del brano ci dice Luca questa sera. Te lo dico io, Stitches featuring Shane Mox, che non so cosa voglia dire. Vabbè, lo dicevo meglio io, dai. Sì. Allora, cari amici, dopo vi leggerò le favole di Pinocchio, ciao. Appena rientriamo. Vai col brano. Partito! Lily Wolf. Duck, duck, goose. How many stitches does it? I lie on my bed, wrapped and padded in white. See the monitor pulse in the glow of the light. Now the room is disintegrating and I roll under an exit sign. Stop it, please. ECG anesthetized is what I hear as I close my eyes. Chemical undertow pulling me down. I'm ready. Breathe, breathe, count to three. Critical injury.
I'm a doctor, oh. Defibrillate, sir, I'ma shock ya. Drugs in a needle, pull the bottom, flip the top up, and he will rock ya. How many kisses does it take for me to make your earthquake? Got your heart broken, now you up in emergency. Uh-huh. Need Shane Moe to perform the surgery. La, da, da, da. Step one, I'ma put my glove on and keep my hand steady. La, da, da, da. Step two, count down from 100 in a moment, we'll be ready. Ready. Got you all stitched up by the time you woke up. Uh-huh. Is you still thinking about your other man? No, sir. Uh-huh. I'ma put that thing on you, have your ass doped up. Watch. Bene cari amici, ed eccoci qui ritornati in diretta con i due compari radiosaiuz.it, Radio Saiuz TV, mi raccomando, perché Radio Saiuz ha anche una TV e Radio Saiuz è anche un network che raccoglie, almeno ci sta provando in questo momento a raccogliere tante web radio da creare un bellissimo circuito per poter fare le nostre dirette e mandare le nostre dirette. Chi vorrà partecipare al network lo può fare mandando un'email a info@radiosaiuz.it oppure a luca@saiuz.com per chiedere tutte le spiegazioni che noi gli daremo. Far parte del network cosa comporta? Comporta mettere su una web radio, un appoggio da parte nostra, anche da parte tecnica, e soprattutto di mandare le dirette, le proprie dirette o le dirette del network su tutte le radio del network, su tutte le web radio del network. Questo è molto importante. E poi dopo stiamo preparando tantissime altre cose molto belle che vi diremo man mano, varie trasmissioni che faremo qui su provvisoriamente i due compari più uno, oppure sulle altre nostre trasmissioni. Quindi seguiteci sempre. Andate sul nostro sito radiosaiuz.it, leggete tutto, scriveteci e ascoltateci e vedeteci, ma soprattutto condividete, quindi la condivisione è molto importante. Basta passare parola, parlare con tutte le persone che conoscete e dire che esiste radiosaiuz.it, Radio Saiuz, il network. Vi ricordo che in questo momento le web radio che appartengono e fanno parte del network sono Radio Reno Web in www.radiorenoweb.it, Radio Favaro Veneto in www.radiofavaroveneto.it, Radio Sismondi Libri in www.radiosismondilibri.it e Radio Isso in www.radioisso.it.
La prima è una web radio di Casalecchio di Reno, la seconda è una web radio di Favaro Veneto, la terza è di Salgareda in provincia di Treviso e la quarta è di Modena, una web radio di Modena. Quindi volete partecipare, volete affrontare questa sfida con noi, bene, fatelo tranquillamente, scriveteci info@radiosaiuz.it oppure luca@saiuz.com. Bene, detto questo, passiamo a quello che sarà la programmazione di questa settimana delle nostre trasmissioni live. Vi ricordo che domani 22 marzo andremo in onda con Don Chisciotte e Mulino a Vento, la trasmissione condotta, curata dall'amico Alfredo Stori, che ha una sua web radio che è Radio Reno Web, e avremo come ospite il un noto ospite che è già stato con noi e che ci parlerà dei denti, della cura dei denti, e questa è una cosa molto importante. Per quanto riguarda invece mercoledì, doppio appuntamento live alle 18:30 con Spazio Aperto, trasmissione curata e condotta dagli amici della redazione di Bari, Antonella Intranò e Ugo Lombardi, e con la partecipazione di Massimo Bonella di pianetaocdv.net. Vi ricordo che Massimo Bonella è anche il responsabile della Radio Favaro Veneto, che trovate, come vi dicevo prima, al radiofavaroveneto.it. Per quanto riguarda invece mercoledì, sempre alle ore 22, questa volta un'altra trasmissione live che si chiama Osservatorio Antimafia. Questa trasmissione è sempre curata e condotta da Antonella Trenò e Ugo Lombardi, con la partecipazione di Massimo Bonella, ed è in collaborazione con Antimafia 2000, una rivista online di antimafia, con il direttore Giorgio Bongiovanni. Quindi seguiteci anche su questa trasmissione, perché se ne diranno delle belle, avremo delle informazioni molto importanti, articoli interessanti che trovate su Antimafia 2000. E non finisce qui, perché giovedì sera alle 20:30 in contemporanea con Radio Piper di Fontana Fredda manderemo in onda Pianeta Oggi, eventi nel mondo, trasmissione condotta e curata da Massimo Bonella. Quindi, come vedete, è ben nutrito il nostro palinsesto settimanale di trasmissioni live, perché poi abbiamo tutte le nostre trasmissioni registrate che partono dalla rassegna stampa. Di solito mandiamo due edizioni di rassegna stampa al giorno, se non tre o quattro, dipende dalla disponibilità del momento, perché è un lavoro che facciamo così volontario, quindi ci scuserete se non siamo presenti più volte al giorno. Poi abbiamo anche altre rubriche, per esempio vi ricordiamo sempre che la rubrica di Pandora TV, la nota emittente online di Giulietto Chiesa, dove mandiamo le trasmissioni sia sulla web TV che la web radio, le trasmissioni di Pandora TV. Poi abbiamo osservatorio antimafia, abbiamo il Parlamento, come vi dicevo abbiamo per esempio la trasmissione Due chiacchiere con Saiuz, quindi seguiteci perché è molto interessante. Poi anche vi consiglio di ascoltare Due minuti un libro, che in due minuti insomma si parla di un libro, è molto interessante questa trasmissione, non è nostra ma ci viene passata da... ed è interessantissimo ascoltare tutta la settimana dal lunedì al sabato. E niente, poi seguiteci, parlate di noi, insomma, fateci sapere voi cosa pensate del nostro network. Anzi, volevo ricordarvi che su Facebook il grande mitico Luca sta curando delle notizie, sta mettendo di posto, come si chiamano, su Facebook, che sono molto interessanti e che stanno riscuotendo un notevole successo. Questo mi fa molto piacere, perché vuol dire che le persone sentono quello che scrive Luca. Spero che sentano anche altre cose di noi. Quindi io direi un attimino, chiedo all'assistente, alla regia, come siamo messi, se abbiamo un brano da mandare in onda, perché sono le 22:42, possiamo andare col quarto brano da mandare in onda. Se mi dici, mi segnali qual è Ugo Batuffolo di Cotone, vediamo com'è. Dovete scusarlo, cari amici, perché l'assistente alla regia, Ugo Batuffolo, è nuovo, quindi insomma si trova un attimino spaesato e non riesce a trovare dove sono i brani. Io lo guardo, lo vedo, insomma. Caro
Caro Ugo Batuffolo, andiamo il quarto brano, che è Lily di Lily Wolf, sempre Dollhouse. Scusate il mio inglese, non c'è bisogno, mandalo in onda, caro Ugo. Quindi lì di Lily Wolf, Dollhouse, vai col brano, caro Ugo. Ci siamo, vai. E ritorniamo in diretta, carissimi, ci sono anch'io, sono tornato, mi ero perso, perché dovete sapere che questa giornata è stata caratterizzata, come ho anche scritto su Facebook, da un evento molto molto piacevole, e mi hanno fatto appunto questa improvvisata alcuni amici a casa. Come sapete, noi trasmettiamo dallo studio 2 o 3, non ricordo più, di Radio Science, e quindi mi sono assentato per un po'. C'è da dire che eravate in ottime mani, perché ovviamente il grande grosso Science era coadiuvato da Ugo Batuffolo. Ciao Priscilla! Detto questo, salutiamo Priscilla, che tra l'altro, signori, facciamo i complimenti, non li avevo ancora fatti perché me li ho tenuti per metà puntata, ma ho avuto questo imprevisto. Congratulazioni a Priscilla, che insomma è diventata adesso la dottoressa Priscilla Marvel,
anzi Marvel, dottoressa Priscilla, meglio ancora. Un saluto anche a Marco, che vedo che è presente anche lui. Insomma, praticamente sta chat si è animata appena me ne sono andato io, praticamente. No, cioè, secondo me si è animata prima, poi tu sei sparito, io non... Ah, ho capito, infatti ho notato anch'io questa cosa. E va bene, è bella questa. Infatti sto guardando che la chat fino a un secondo prima non c'è nessuno. Vado via un attimo, torno e via. Si è ribaltata la situazione, molto bene. Allora, vediamo un pochino. Sì, esatto Priscilla, c'è Ugo che dà il conto alla rovescia a modo suo. Pensa che il conto alla rovescia si fa 3, 2, 1. Lui invece fa 1, 2, 3. Cioè, quindi tu devi sapere che il 3 è quando tu devi partire. Se non lo sai, è un problema. Infatti, scusami, l'assistente deve essere come Saiuz, no? Infatti, l'hai plasmato a tua immagine e somiglianza, caro Saiuz. Quindi, sì, da questo punto di vista, guarda, stai facendo un ottimo lavoro. Non c'è che dire. Comunque, tornando a noi, questa sera, come avete capito, è stata una serata un po' così goliardica. Abbiamo inizialmente eravamo partiti anche abbastanza carichi. Abbiamo raccontato che cosa abbiamo fatto negli ultimi giorni, perché non siamo stati presenti lunedì scorso, perché non lo saremo lunedì prossimo per la Pasquetta, dicevamo. Ritorniamo però lunedì seguente con questa trasmissione. Ricordiamo che però il palinsesto di Radio Science ha molti altri programmi che vanno in onda regolarmente, non come noi. Dicevo, la prossima puntata di Provvisoriamente i due compari più uno vedrà appunto degli ospiti. Adesso abbiamo riempito il calendario con i vari appuntamenti, quindi abbiamo anche acceso nuove collaborazioni e insomma questo ci piace molto, ci piace molto. E Marco ovviamente mi dà delle dritte in chat per quello che riguarda, immagino, la regia, ma non, guarda, stendiamo un velo pietoso. Che cos'è queste cose dell'immagine della regia? Non ho letto la chat, perché se no tolgo l'immagine a Ugo Batuffolo. Ma Marco mi diceva di farmi delle domande per quello che riguarda, immagino, la regia, questo countdown fatto a modo vostro. Ah. Uno, due, tre. Tre cosa? Tre schiaffi, cosa devo fare? No, quindi è fenomenale, guarda. Comunque, tornando a noi, mi sono perso un pochino in questa puntata perché, come dicevo, mi ha fatto veramente molto piacere questa capatina. Tra l'altro li ho lasciati in soggiorno, quindi mi sono veramente assentato un istante. E, come dicevamo la settimana scorsa, ci sono stati diversi eventi che abbiamo preferito ricordare, tra l'altro uno anche oggi. E sulla nostra pagina Facebook vi invito a seguirla, a commentarla, a condividerla, ci fa molto molto piacere. E domani ritorniamo invece con un programma curato da Alfredo, correggimi se sbaglio, Saiuz, sì. Don Chisciotte e Mulini a Vento, forse l'avrei già detto, immagino. Già detto tutto. Ah, cacchio, mi hai tolto il lavoro tutta la settimana. Ho detto il palinsesto della settimana, caro Luca. Ah, quindi praticamente tu, cioè, hai fatto solo questo. Ciao Marco! No, ho fatto solo questo, insomma, modestamente, col mio peso, insomma, l'ho detto con una certa, diciamo, esatto. Come si deve dire, non mi ricordo più. Ok, perfetto. Mi raccomando Priscilla, quando ritornerai in diretta con noi, vogliamo assolutamente che tu ci racconti, insomma, almeno un po' qualche... La sì. Pensaci tu. Va bene, non parlerò con Priscilla. Se è questo quello che comporta in Saiuz, no, scherzo a parte. No, dai, ci racconterai un pochino questa, come essere dottoressa. No, per qualche chicca magari ce la racconterai. Che tra l'altro ti ho seguito, come pensi molti, su Facebook, che da questo punto di vista Facebook è veramente una manna dal cielo, no? Ti tiene veramente in contatto a modo suo, se è chiaro, con persone che magari non vediamo mai perché insomma hanno la loro vita e quant'altro. Soprattutto no, con Priscilla, che ultimamente appunto sul network l'abbiamo vista meno perché giustamente era impegnata con tutte le cose che fa, e ne fa veramente tante. Comunque, detto questo, sai, se io manderei un brano. Abbiamo un ultimo brano della serata. Esatto, mandiamo un ultimo brano. Io vi do già i saluti adesso. Lo so, sono un po' maleducato. Salutiamo tutti i nostri amici. Adesso andiamo sul Magari, ma immagino che tu vorrei stare i saluti dopo il brano. Io magari li saluto adesso. No, li saluto insieme al brano.
insomma, sono tutto non andato. comunque. Intanto Priscilla, anche tu vedo che contesti questo acuto che supera il limite dei decibel, effettivamente è vero Priscilla, è una cosa che stiamo cercando di mettere a punto, ma con Sites non è una questione tecnica, ma proprio umana. Comunque, io vi ringrazio, ci vediamo, sentiamo, non lunedì prossimo, ma tra due settimane. E dicevamo avremo degli ospiti, ma state collegati soprattutto sulle aree social, perché vi diremo chi sono, cioè questo evento che stanno curando, ma non anticipiamo nulla. Vi do una buona serata, mandiamo l'ultimo brano appunto di Lily Wolf, che è Jealousy, e ringraziamo Sayuz che rende possibile tutto questo, e anche questo nuovo assistente Ugo Batuffolo. Ugo Batuffolo aspetta a sbandare il brano perché ci sono i miei saluti, eh. Esattamente, e io vi ringrazio, vi lascio, che li ho lasciati gli altri in soggiorno. E quindi detto questo, grazie a Priscilla, mi raccomando, torna quanto prima. E Marco, mannaggia a te Marco, ti ho visto troppo tardi che me l'ho sentato. Comunque dai, buonanotte Marco, dai, ci sentiamo su Facebook, un abbraccio, un saluto a tutti gli ascoltatori, ciao. Benissimo, Luca salutato, se ne va per i fatti suoi, ciao Luca, poi ci sentiamo. Già chiuso, vedi, anche Skype, quindi non ci sono problemi. Bene, volevo solo ricordarvi della puntata domani sera, cari amici, prima di salutarvi, però prima ancora volevo salutare Priscilla di nuovo. Priscilla, tanti auguri, adesso sei dottoressa, quindi poi dopo mi aggiornerai su tutto, spero. E ciao Marco, scusami, non ho visto la chat prima perché sai, abbiamo un assistente nuovo, quindi sto istruendo l'assistente, insomma, come comportarsi. Quindi un caro saluto a tutti quanti, domani sera andremo in onda con Don Chisciotte e Mulino a Vento, quindi vi aspetto tutti quanti, seguite Facebook, seguite YouTube, seguiteci dappertutto, perché ci siamo e andremo sempre di più migliorando. Ciao ciao Luca, c'è Ugo, scusami, puoi andare Batuffolo di Cotone, puoi andare col brano. Up on a stage in LEDs, movies and magazines. You play her music when you want a way to disappear. I have no words for what is lost, 'cause you were never here. I don't wanna be envious. I don't wanna see personality. She's making a statement on the state of our society. She holds you in a way that I know I can never do. I can't get close enough because I am too close to you. I don't wanna be falling in.
Angela.